Trisan ha un ruolo fondamentale e la decisione di investire in uno stabilimento, in una gigafactory per la produzione dei pannelli, nasce dalla consapevolezza che comunque il solare fotovoltaico sarebbe stata la tecnologia a più elevato tasso di crescita nel mondo dell'energia, non solo delle rinnovabili. Perché la nostra tecnologia HJT e poi la tandem permetterà di raggiungere efficienza che nessun altro ha raggiunto oggi e allo stesso tempo porteremo posti di lavoro in Europa e in Italia. Stiamo facendo qualcosa di unico, stiamo cercando di scrivere o riscrivere il futuro della filiera produttiva del solare. Se riusciamo a mettere a terra quello che è il nostro obiettivo, ovvero realizzare questa fabbrica che sarà la più grande in Europa, la più efficiente, la più sostenibile, la più circolare, saremo un esempio che molti altri auspicabilmente seguiranno. Sono triplicati il numero degli impianti fatti sui tetti da parte di aziende private, triplicati rispetto agli anni precedenti. Quindi gli italiani hanno preso in mano il loro destino energetico tramite, usando questa tecnologia. L'Italia è un accumulatore naturale di ricchezza, di energia solare, che ovviamente non può conoscere tempo ed è per questo che si rinnova costantemente attraverso il nostro genio e la nostra intelligenza. La Trisan è uno dei pochi rarissimi esempi di tentativo concreto di diventare la fabbrica del futuro e di mettersi in competizione con il mondo nella produzione di quello che serve oggi. Oggi serve nuova energia, energia pulita. Creare legami. Mi viene in mente una preposizione che è in, perché per me è indipendenza, è innovazione ed è insieme, perché è qualcosa che stiamo costruendo con un gruppo fantastico.